Oggi siamo qua a Pisa, al nostro punto civico d'ascolto SOS Antiequa Italia Toscana, per fare il punto sui primi 3 mesi di attività. Il 27 novembre abbiamo inaugurato il punto civico d'ascolto, sono state trattate ad oggi cartelle esattoriali per un valore di oltre 1,5 milioni di euro. Ma soprattutto oggi vi vorremmo raccontare una storia che ha delle incredibili, una storia di successo. Abbiamo aiutato una signora a recuperare circa 220.000 euro. Si è presentata un'imprenditrice toscana che aveva un grosso problema, si sentiva in qualche modo un po' disperata. La sua impresa edile lavorava principalmente con le pubbliche amministrazioni e aveva già certificato un credito derivante da due fatture, una da 110.000 euro e una seconda da quasi 198.000 euro circa, se ricordo bene, e per dei lavori svolti al porto di Livorno. Questo pagamento delle due fatture era stato bloccato da Equitalia in quanto esisteva un debito nei confronti di alcune cartelle Equitalia di circa 60.000 euro. La signora è venuta qui disperata perché a ridosso delle vacanze natalizie viveva una situazione surreale, perché i suoi dipendenti, si tratta di 5 famiglie, di gente comune, avevano grosse difficoltà economiche perché da qualche mese lavoravano per la ditta ma non percepivano stipendio perché non venivano incassati le fatture dell'azienda. La signora perché non pagava? L'impresa perché non stava pagando quelle cartelle? Perché quando... Sapete benissimo, quando noi lavoriamo per il pubblico dovrebbe per legge pagare a 60 giorni, questo invece non avviene quasi mai. Entri in un circolo vizioso diabolico per cui hai lavorato, devi incassare la tua fattura, nel frattempo però c'hai le scadenze per pagare i contributi INPS, INAIL e via discorrendo, ma se non ti paga, e in questo caso è lo Stato che deve pagarti, se non ti paga lo Stato, come fai tu a pagare chiaramente le tasse sul lavoro? Era impossibile ovviamente. Alla fine la situazione si è risolta in questo modo. Siamo andati in Regione Toscana, nello sportello, nell'ufficio del Ministero delle Infrastrutture, a rappresentare la situazione. Appena hanno scoperto che c'era di mezzo un'azione di denuncia anche politica del movimento, che per fortuna ha risposto immediatamente alle nostre esigenze locali, appena hanno saputo questa cosa, immediatamente, non si sa per quale motivo, il giorno stesso che eravamo lì in Regione Toscana, il giorno stesso, non scherzo, è stato disposto il pagamento di entrambe le fatture. A noi sarebbe bastato anche avere il pagamento di una sola delle due e aspettare il secondo. Nello stesso giorno sono stati disposti i bonifici di entrambe le fatture, ovviamente detraendo quelli che erano i 60.000 euro di debiti nei confronti di Equitalia, che non erano contestati in questo caso, e l'indomani l'impresa si è vista accreditare quella cifra che le spettava per lavoro svolto già da mesi. Alla fine, grazie al peso ovviamente di questo esperimento del Movimento 5 Stelle, si è riuscito a risolvere il problema di 6 famiglie italiane, 6 famiglie toscane. Il punto, a nemmeno 3 mesi alla sua inaugurazione, ha già trattato 46 casi per valori superiori a 1,5 milioni di euro e siamo riusciti a dare un aiuto concreto ai cittadini che si sono recati presso il nostro sportello per le problematiche che normalmente riguardano la riscossione che viene posta in essere da Equitalia, cioè essenzialmente bolli auto, sanzioni amministrative e nonché diritti camerali della Camera di Commercio, che in molti casi non erano più dovuti ai cittadini ma venivano lo stesso richiesti da Equitalia. Bene, quindi oggi siamo qua a festeggiare i primi risultati positivi di questo centro, lavoreremo con sempre più decisione e forza e per raccontare innanzitutto quello che stiamo facendo, perché merita la massima diffusione, e vi invito a condividere questo video e raccontare a tutti questi fantastici successi positivi del polo SOS Antiequa Italia Toscana qua a Pisa. E ricordo a contattarci allo 050 98 05 59 oppure mandando una mail a antiequitalia.toscana@gmail.com.